vi chiederei appunto di pregare insieme con le parole che il Signore ci ha insegnato. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, dimentichi a noi i nostri debiti, come noi dimentichiamo i nostri debiti, non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Benissimo. Allora, tanto nel rinnovarvi la buona giornata, io chiederei alla nostra regia, questa bravissima regia, di lanciare un video. Questi video sono stati presentati alla convention della Confassociazioni lo scorso luglio e per questo ringraziamo anche il presidente di Confassociazioni, il dottor Angelo Deiana, che è il nostro credito ospite, grazie veramente. E come avete visto nel video del primo giorno, sono dei video che appunto entrano molto nel merito della nostra discussione, anche in modo così originale. Quindi pregherei la regia di mandare il video, grazie. We could build a little thing that could control a giant thing. Can you imagine a world in which the deaf can hear? A world where we can give the terminally ill a perspective. A future even. A world in which we all grow older. Our food is healthier. Feeding not just a few, but everyone. Without exhausting our planet's resources. A world in which we have answers to problems now deemed unsolvable, where we can control the flow of water, harness the devastating force of hurricanes to come, and where we can sleep safely behind our dikes and dams. A world in which roads are less hazardous, where education is greatly enhanced and made accessible to all human beings. We can make the world so much better. Healthier, safer, more friendly even. We are at the verge of a new beginning, a time of virtually limitless possibility. Developments in technology will snowball in all directions and all dimensions. One milestone after another is reached at dazzling speeds. What seems unthinkable today may well be real tomorrow. The question is not whether this vision will ever become reality. The answer is simple. It will. That's for certain. The real question is, can you imagine it? Can you see yourself catching this exponentially growing wave of new technology and riding it straight into the future? If you can, then the rest will follow. Try it. You'll be amazed. Grazie veramente, un applauso comunque a questa provocazione. Allora, nel nostro incontro abbiamo iniziato ad ascoltare, come si fa anche in una relazione, no? Si cerca di ascoltare, e poi abbiamo cercato anche di fare dei gruppi di lavoro nel quale abbiamo messo un pochino l'attenzione, alcune parole, generare, coinvolgere, sostenere, formare. Ecco, ieri sera poi abbiamo raccontato con un bellissimo momento il lavoro, con dei video, dei filmati, tra l'altro molto belli, il mondo del lavoro, veramente molto toccanti, è un lavoro che poi è stato sostenuto anche dalla Chiesa Cattolica nell'ambito delle settimane sociali. Ecco, e oggi invece noi proviamo a immaginare. Non lo faccio da solo, naturalmente, lo faccio con due nostri graditi ospiti. Lo proviamo a fare con
la lettura di un economista e di una sociologa, e qui chiedo appunto che vengano accanto a me Leonardo Becchetti e Ivana Pais. Poi chiedo un applauso per i nostri ospiti. Grazie. Allora, Leonardo Becchetti, ordinario di economia politica presso la facoltà di economia dell'Università di Roma Tor Vergata, e Ivana Pais, insegnante di sociologia economica nella facoltà dell'Università Cattolica. Entrambi hanno molte pubblicazioni, hanno anche una cosa in comune: collaborano con le ACLI, perché spendono anche la loro sapere, non conosce la loro professione nelle ACLI, nel comitato scientifico di IREF, dottoressa Pais, e nel comitato scientifico di bene comune il professor Becchetti, ecco, e li ringraziamo veramente anche per questo e per l'impegno sociale che mettono quotidianamente nella loro professione. Allora, proviamo a immaginare, però per immaginare bisogna vedere i fatti e vedere, avere una vision, una proposta. Quindi chiedo alla professoressa Ivana Pais di aiutarci in questa fase.